tutti! Continuano le recensioni on the road in attesa di filmare quella per lo speciale dei 500.000, anche se in realtà anche la recensione di oggi sarà molto molto speciale, perché non so se vi ricordate, ma qualche settimana fa sono stata dal parrucchiere di Chiara Ferragni a Milano nel salone Blanche Parrucchieri, se non sbaglio. Comunque poi vi lascio direttamente nell'info box il video, così appunto chi non l'avesse visto può andarlo a vedere. E proprio sotto a quel video mi avete scritto in tantissimi che devo assolutamente provare ad andare da un parrucchiere cinese, proprio perché diciamo che il costo è completamente opposto rispetto a quello che avevo sostenuto a Milano, e i risultati, a quanto mi avete scritto nei commenti, sono sempre molto soddisfacenti. Perciò oggi proveremo ad andare dal parrucchiere più economico in assoluto che c'è in valle, perlomeno rispetto alle ricerche che ho fatto io. Infatti, perdonate i capelli in questo momento, però non sono stata a farci niente perché ovviamente faremo tutto direttamente lì. E appunto, cercando per capire quale fosse il parrucchiere più economico, mi sono resa conto che le due cose combaciavano, quindi si trattava di un parrucchiere cinese. Perciò mi è venuto in mente che in tantissimi mi avevate chiesto di provare, e quindi ho detto perché no, potrebbe essere un'altra recensione on the road molto interessante. E poi appunto, avendone già un'altra con cui fare il confronto, magari possiamo anche vedere le differenze. Non ve l'ho ancora detto, ma mi raccomando, ricordatevi il solito like per vedere altri video di questa tipologia, o anche solo se questo video vi è piaciuto, e soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Comunque, anche questa volta, come l'altra volta, vorrei provare a fare sia la piega mossa, ovviamente perché liscia su di me è una cosa abbastanza semplice, cioè una cosa che faccio abitualmente. Quindi quando faccio questo tipo di video, comunque in generale quando vado dal parrucchiere, lo sapete, anche quando vado da Arvis, cerco sempre di farmi fare appunto una piega un po' diversa da quella che faccio abitualmente. E poi appunto, se hanno tempo, vorrei fare anche il tonalizzante, proprio perché così secondo me riusciamo a fare meglio il confronto, e esattamente come l'altra volta poi vedremo come tiene la piega durante la giornata, anche se in questo caso le condizioni meteo di oggi sono sicuramente migliori rispetto a quelle dell'altra volta, perché c'è un sole bellissimo, ci sono già 13 gradi, quindi non c'è la condizione di pioggia barra neve barra tempo più brutto della storia che avevo trovato quando invece ero andata a Milano. Il parrucchiere è questo, non ci sono mai stata, ma devo dire che ci sono passata davanti tantissime volte. Proviamo. Ecco qui il risultato finale, sono appena arrivata alla macchina, adesso voglio poi arrivare a casa. Sì, scusate le S, ma sto cercando di tenere l'apparecchio visto che non c'era nessun motivo valido per non metterlo oggi. Comunque appunto, dicevo, tempo di arrivare a casa, così ve li faccio vedere meglio con la solita inquadratura frontale, li guardiamo sia dietro che davanti. Adesso era giusto per farvi vedere come sono appena uscita. Purtroppo questa volta rispetto all'altra volta sono riuscita a filmare un pochino meno, perché io ho provato a accendere la videocamera e un po' me l'hanno lasciata tenere accesa, poi ha iniziato a riempirsi il negozio, quindi preferisco anch'io evitare di riprendere gli altri. Quindi appunto mi hanno chiesto se potevo spegnerla, che ovviamente è una cosa da mettere in conto quando registro le recensioni on the road, perché non a tutti può andar bene che io mi metta lì a filmare. È vero,
che riprendo solo me stessa, però comunque può dare fastidio, cioè ci può essere anche l'ansia da prestazione, non ne ho idea. Quindi sicuramente rispetto alle altre volte sono riuscita a filmare un pochino meno del trattamento, però insomma adesso andiamo verso casa e così vi spiego tutto. Appena arrivata a casa ho fatto bene, secondo me, a farveli vedere subito appena siamo usciti, perché un pochino mi dà l'idea che si siano lasciati un pochino andare. Comunque ve li faccio vedere sia davanti che girandomi sul retro, così riuscite a vedere il tutto e così magari riesco a vedermeli anch'io, perché in realtà non mi ha fatto vedere con, sapete, tipo il gioco di specchi, perciò non ho idea come siano sul retro. Però adesso, prima di dirvi cosa ne penso, vi metto la foto che avevo fatto appena sono uscita dal parrucchiere a Milano e quella che ho fatto subito appena uscita adesso, perché penso che così il confronto sia più immediato e possiate giudicare meglio. Allora, io sinceramente sono soddisfatta del risultato. Ah, mi sono dimenticata di dirvi una cosa importante: alla fine ho deciso di non fare il tonalizzante, quindi ho fatto solo shampoo e piega, perché quando gliel'ho chiesto mi continuava a parlare di tinta e sinceramente io non volevo fare la tinta, devo farla, ma ho già appuntamento da Arvis, quindi sarebbe stato inutile farla oggi per poi rifarla tra qualche giorno, per cui ho deciso alla fine di non fare il tonalizzante. Quindi però anche l'altra volta in realtà non li ho tonalizzati, ho fatto solo l'Olaplex, quindi anche in quel caso non c'era nessuna differenza sul colore. E anche oggi penso che, a parte il fatto che appunto quando ho acceso la videocamera non erano puliti e adesso lo sono, quindi sembrano leggermente più chiari. A me sinceramente anche leggermente più gialli, ma non credo che sia una cosa dovuta al parrucchiere, ma semplicemente al fatto che appunto vanno assolutamente tonalizzati il prima possibile. Quindi a me il risultato non dispiace per niente, sicuramente non sono delle vere e proprie onde, ma io li definirei più boccoli. Avevo chiesto le onde, però sapete che forse ho io un concetto di onde un po' strane, ma faccio davvero difficoltà a trovare un parrucchiere che me le faccia esattamente come voglio. Le mie preferite in assoluto sono quelle di Arvis, ma mi sembra che il risultato non sia niente male, sia molto simile a quello che avevo ottenuto a Milano. Adesso ovviamente la testeremo per tutta la giornata, quindi vedremo le evoluzioni. Sicuramente i miei capelli stanno già cedendo, mentre sapete che le extension, ve lo dicevo anche l'altra volta, tendono a rimanere molto più facilmente in piega, e quindi la valutazione secondo me dobbiamo farla più che altro appunto sui miei capelli tra un tot di ore. Quindi risultato per me assolutamente promosso. Il servizio, sinceramente, dovessi dare un voto, non gli darei un voto molto alto per tante cose, cioè lavorano in modo molto veloce, quindi ci ho messo pochissimo, e questa è una cosa che mi piace, perché io solitamente mi annoio un pochino quando vado dal parrucchiere o dall'estetista, lo sapete, però dall'altra parte non, sì, non hanno spiccicato parola, cioè non hanno assolutamente detto niente, neanche per dire se l'acqua quando mi stava lavando era troppo calda o cose del genere, però penso che sia un po' una prerogativa di questi posti. L'unica cosa che mi hanno chiesto è dove farmi la riga e che tipo di piega volevo, se liscia o mossa, e poi appunto per il resto sono stata in silenzio tutto il tempo, che può essere una cosa positiva, quindi in realtà non è per forza negativa, però non me l'aspettavo, cioè sono abituata forse un po' diversamente in questo senso quando vado dal parrucchiere. E l'altra cosa che mi ha lasciata leggermente perplessa è stata che la pinza con cui mi diciamo isolava le ciocche di capelli che non doveva arricciare, ce l'aveva attaccata la ragazza sui suoi capelli, quindi forse è una cosa che in realtà non ho praticamente mai visto dal parrucchiere, però insomma sono tutti dettagli. Io sto cercando come sempre di dare una recensione oggettiva, dicendo ciò che mi è piaciuto e ciò che magari non mi aspettavo e che differisce rispetto a quello che è poi il mio standard di riferimento, che comunque quando si dà una recensione tutti abbiamo delle aspettative, degli standard di riferimento. Ripeto sempre questa cosa, ma secondo me è molto importante, perché il mio è un parere, come potrebbe essere appunto uno di quelli che leggiamo sotto le recensioni su internet, niente di più. Nel senso che sto facendo questi video per raccontare, per documentare quella che è la mia esperienza con quel particolare servizio. Assolutamente non è un giudizio assoluto come in tutte le cose. Per quanto riguarda i prezzi, mi sono fatta lasciare questo volantino, solo che appunto alcuni prezzi sono assolutamente cancellati a penna. In effetti c'è scritto shampoo e piega da 10 euro e in realtà
io ho speso esattamente 14 euro, che però mi sembra un prezzo abbastanza onesto, sinceramente, per il tipo di servizio e per il tipo di risultato. Adesso, man mano, andremo avanti a vedere nella giornata come sarà la piega, se reggerà, se non reggerà. E come l'altra volta, anche oggi voglio assolutamente metterla alla prova anche durante la notte. Quindi sarà una recensione on the road che durerà per le prossime 24 ore. La cosa che trovo insolita rispetto appunto a un listino prezzi abituale è questa qui del colore, perché c'è colore più piega da 35 euro e poi c'è colore L'Oreal più piega, cioè praticamente c'è una distinzione tra il colore indefinito, che non ho idea di quale sia, e il colore della L'Oreal. Sinceramente, io non sono riuscita a vedere che tipo di shampoo ha utilizzato su di me, però sono riuscita a riprendere i prodotti che c'erano quando mi faceva la piega. Quindi se riesco vi metto il frame o la foto qui da qualche parte. Quello che però ho notato man mano che appunto arrivavano altre persone in negozio è che tipo le due signore che hanno fatto i capelli dopo di me hanno portato con sé il loro shampoo, quindi gli hanno proprio dato il loro shampoo che penso usino abitualmente a casa. Io invece ho assolutamente lasciato fare a loro, quindi tutti i prodotti che hanno utilizzato, non so dirvi quali siano adesso. Vedendo questa distinzione ho un dubbio, però erano tutti i prodotti che avevano loro in negozio. Sinceramente non pensavo e non sapevo neanche che si potessero portare i prodotti da casa, ma comunque il lavaggio è stato buono secondo me, nel senso che magari non c'è stato il massaggio e non è stato esattamente come l'altra volta a Milano, cioè non c'entrava niente rispetto a Milano, però mi sembra che i capelli siano piuttosto puliti. Poi appunto valuteremo bene anche domani. Sapete che i miei si sporcano anche solo a guardarli e io quando faccio queste cose li metto a dura prova perché continuo a toccarli. Approfitto del fatto che non è ancora buio, quindi spero che riusciate più o meno a vedermi. Sta tramontando il sole adesso e io sto andando ad Aosta perché ho stasera un aperitivo e poi anche la cena, ma vabbè, non è un vlog come sempre. Volevo appunto solo darvi un mini aggiornamento visto che ormai sono passate diverse ore. Rispetto all'altra volta, ve l'ho detto, le condizioni atmosferiche sono sicuramente migliori, però c'è un però, nel senso che sembra fatto apposta, ma c'era un tempo stupendo quando sono uscita dal parrucchiere. Sto pomeriggio invece è venuto freddissimo, c'è su un vento gelido, infatti non vi parlo da fuori dalla macchina perché potreste non sentire niente. Quindi oggi pomeriggio quando ero in giro sicuramente sono stati messi a dura prova dal vento, infatti i miei capelli hanno praticamente perso quasi tutto il mosso. Penso che domani mattina sarà solo un ricordo, ma vedremo. Invece, per quanto riguarda le extension, appunto, resistono, perciò mi sembra che la situazione piega sia più o meno la stessa che avevo l'altra volta, appunto, quando le avevo fatte a Milano. Però per l'aggiornamento definitivo e quindi diciamo il giudizio finale su tutto questo trattamento, direi che aspettiamo di dormirci sopra e quindi ci vediamo domani. E voilà, test notturno finito. Adesso non sono ancora truccata, è mattina veramente molto molto presto, però prima di andare a spazzolare i capelli volevo farvi vedere come sono sopravvissuti e quindi come sono diventati dopo la notte. Come già immaginavamo ieri sera, i miei capelli non hanno retto moltissimo, mentre le extension sono ancora sicuramente mosse. Vanno decisamente ripresi, però sono molto molto puliti, quindi anche di questo sono super contenta. Sicuramente l'effetto mosso c'era di più ieri, però secondo me riprendendolo in alcuni punti anche oggi posso avere un buon risultato. Quindi per poco più di 10 euro sinceramente sono molto molto soddisfatta. Adesso però ovviamente come sempre il giudizio finale spetta a voi, quindi ricordatevi di lasciare la valutazione o comunque anche solo il voto in numeri da 1 a 5, no, da 0 a 5, come succede su Google e come succede su tutti i servizi tipo TripAdvisor, Booking e chi più ne ha più ne metta. Insomma, date voi assolutamente la vostra valutazione. Io smetto di parlare, aspetto appunto di sapere tutto nei commenti qui sotto. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!